Ogni 3 anni il congresso dell'Eular, in corso di svolgimento qui a Roma, viene fatto in concomitanza col PRES, quindi col congresso europeo delle malattie reumatologiche pediatriche. E noi abbiamo il piacere di parlare con il professor Alberto Martini, che appunto di PRES è il presidente e che è anche ovviamente ordinario di pediatria, direttore del dipartimento pediatrico al Gaslini di Genova, nonché direttore di print. Allora, professor Martini, ogni anno, ogni edizione di PRES è dedicata all'approfondimento di una o più patologie reumatologiche pediatriche. Quest'anno le malattie che avete preso in considerazione sono la dermatomiosite giovanile e la sclerodermia giovanile. Allora, vorrei che ci raccontasse qualche cosa di tutte e due. Sì. Incominciamo dalla dermatomiosite giovanile. Che cos'è innanzitutto? Sì, come lei diceva, ogni anno noi dedichiamo a una specifica malattia. 2 anni fa fu il lupus, l'anno scorso fu l'artrite giovanile, quest'anno sono queste due malattie un po' più rare, la dermatomiosite giovanile e la sclerodermia giovanile. Sono malattie simili a quelle dell'adulto, la dermatomiosite in particolare però presenta degli aspetti peculiari nel bambino, al di là del fatto che tutti sappiamo il bambino non è un piccolo adulto e la malattia ovviamente agisce su un organismo in crescita, che di per sé questo crea un'importante differenza sia nella patologia che nelle conseguenze delle terapie, ma nel bambino ci sono alcune particolari caratteristiche che la distinguono e anche la diagnosi differenziale, devo dire, è più ampia, perché buona parte delle miopatie congenite, anche alcune che possono simulare un processo infiammatorio, esordiscono in genere in età pediatrica. Professor Martini, innanzitutto che cos'è la dermatomiosite giovanile? La dermatomiosite giovanile è una malattia che interessa soprattutto i muscoli e la cute, è una malattia infiammatoria, può anche interessare altri distretti, ed è una malattia simile alla dermatomiosite dell'adulto, ma anche differente sotto parecchi aspetti nel bambino. Il bambino è molto più frequente la calcinosi, la lipodistrofia, non è quasi mai secondaria a una neoplasia come viceversa è nell'adulto. Ci sono poi ovviamente le differenze legate all'organismo in crescita e quindi al fatto che ogni malattia su un bambino può avere delle conseguenze diverse rispetto a quelle dell'adulto. Quanto è frequente questa malattia? Quanti sono i bambini affetti appunto da dermatomiosite giovanile nel nostro paese? Ma è una malattia rara, non è che ci siano dei dati epidemiologici certi, ma un'altra differenza con l'adulto è che entra nel bambino la dermatomiosite è enormemente più frequente della miosite isolata, così non è per l'adulto, dove forse è più rara la dermatomiosite che non la miosite. Professore, come viene trattata questa patologia appunto in età pediatrica? Quali sono i farmaci che vengono utilizzati? Beh, non è che sia cambiato molto rispetto al passato, viene utilizzato ancora soprattutto il cortisone e poi in caso di farmaci di pazienti che siano corticodipendenti si aggiungono degli immunosoppressori. Ovviamente l'uso del cortisone nel bambino ha degli effetti collaterali peculiari, perché è un grosso inibitore della crescita e quindi crea problemi particolari. Recentemente con Printo, con il network che coordiniamo, abbiamo fatto un grosso studio su oltre 120-130 casi di dermatomiosite all'esordio, comparando 3 differenti tipi di trattamento: uno con solo cortisone, uno con cortisone ciclosporina e l'altro con cortisone metotrexate. E i risultati che sono già stati presentati nello scorso congresso della PRES e che saranno ribaditi qui durante una delle sessioni è che il trattamento combinato con cortisone metotrexate fin dall'inizio dà dei risultati nettamente migliori. Ecco, che risultati si ottengono? Professore, la malattia viene tenuta sotto controllo, come si arriva all'età adulta poi? Come questi pazienti, che prospettive di vita hanno? Beh, questo dipende molto dalle caratteristiche della malattia, perché ci sono casi monofasici, cioè che hanno un solo periodo di attività di malattia che poi regredisce, quindi bisogna impedire che facciano danno in quel periodo. Ci sono casi che hanno un decorso polifasico, caratterizzato da ricadute e remissioni, e poi ci sono casi che sono in genere quelli più difficili da trattare, proprio cronici persistenti. Quindi la prognosi a lungo termine varia, ma devo dire oggigiorno è certamente molto migliore di quella che era anche solo 20 anni fa.